ciao Anastasia. Allora, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo ad acquistare tutto ciò che ci serve per l'inizio dell'anno scolastico. Quindi andiamo a ritirare i libri perché sono arrivati e i quaderni. Ora ti devo chiedere una cosa. Le copertine, ho notato che tu le hai trattate veramente bene. Basta soltanto magari dare una pulitina con la spugnetta. Manteniamo queste, va bene? Togliamo tutte le copertine quando torniamo a casa dai quaderni, gli diamo una passatina con un po' di sgrassatore e manteniamo queste qua, che sono belle e le hai trattate bene perché sei stata molto brava e ordinata. D'accordo, amore mio? Sì. Allora, devi fare una cosa, andare nello zaino vecchio e prendere il diario, perché sul tuo diario c'è attaccato il bigliettino con tutto il materiale da acquistare. Vai! Allora, apriamo il diario alla fine dell'anno scolastico, quindi proprio verso la fine. Qua? Vai avanti, no, c'è un bigliettino, questo qua forse. Questo qua, ok, questo da staccare e ce lo portiamo dietro, ok? Andiamo amore, sei pronta a fare le spese pazze? E poi un'altra cosa, dobbiamo andare a cercare il grembiule nuovo, perché quello lì invece si è un po' rovinato. Beh. E quello dove andiamo? Andiamo in un negozio che vendono anche i grembiuli, va bene? Sì, ti ricordi quella... L'anno scorso. Forse dove avevo iniziato l'elementare siamo andati in un ragazzo. Da Bagnate, sì. Andiamo lì, va bene? Andiamo? Sì. L'hai rotto. L'hai rotto. Vanessina, quante... Quante volte ti ho detto di non sederti? Guarda che l'hai rotto. Non era rotto. Guarda, l'hai rotto qui. Ma Vane, ma no, vabbè cosa? Quante volte ti ho detto di non sederti su queste scatole? Hai visto che è caduto dentro? Amore. Fatta male? No. Sei sicura? Sì. Un'altra cosa che vorrei fare è anche acquistare questi. Ma non ti ci devi sedere sopra, ok? Dai, andiamo ragazzi, abbiamo un sacco di cose da fare. No, da Pagnate per i grembiuli. Vado davanti alla cartoleria, dunque per te abbiamo il fogliettino, mentre per te ho la mail della maestra. Non avete fatto colazione? No, io voglio farla con il bacio di babbo. Adesso andiamo a comprare due biscottini, tanto c'è dentro una signora in cartoleria, ok? Che vediamo se c'è la nostra amica, così la salutiamo, va bene? Poi facciamo vedere tutto quello che acquistiamo, eh? Va bene? Io, Vane, non ho fatto foto ai tuoi quaderni, tu ti ricordi i quadretti e le righe come sono, va bene? Allora, attendiamo fuori perché ci sono delle persone, non mi va di stare lì dentro. Andiamo a prendere i biscotti. Ne abbiamo già presi i biscotti. Voglio. Li hai già mangiati? Una. No, dai, perché se. No, restiamo qui, Ani, perché se arriva gente ci supera poi, ci prende il posto. Tanto cosa vuoi che ci voglia? La signora è già dentro da un po'. Questo signore è entrato, dovrà prendere una matita. E poi tocca a noi. Ani, parto con Vanessa, che ho la mail. Poi prendo il tuo foglietto, ok? Sì. D'accordo? Bimbe, ce l'abbiamo fatta. Spero di aver acquistato tutto quello che veramente ci serviva dalla lista, sembra di sì. Ho sempre paura di sbagliare le righe dei quaderni, ci abbiamo messo una vita. Poi facciamo vedere tutto, cambiamo le copertine. Vanessa, mi è venuto in mente che non ho preso le etichette, vi servono? Ma qualcuna, ma non bastano per tutti e due, ma ti servono? Quali etichette? Le etichette da mettere sulle matite? No, no, no. Ok, cosa fai, merenda? A mezzogiorno e mezza, hai fame? Andiamo a vedere se troviamo i grembiuli. Mi dai un biscottino? Quale? Quello che vuoi. Ti sei pentita del biscotto che mi stavi offrendo? Grazie. Oh, dai che fa caldo. Olè. Mamma, tieni un minuto. Vediamo. Brava, hai acceso la macchina. Yeah. Andiamo a vedere se troviamo il grembiule, speriamo proprio di sì. Ci siamo. Ma questi sono per maschietti però, Anastasia, vedi? Sono corti, questi sono per femminucce. Guarda, c'è anche senza maniche. O no? Ah, dov'è la manica? Ma è da maschio anche questo? Ma sono tutti da maschio. Ah, grazie. Abbiamo sbagliato. Grazie alla commessa abbiamo trovato. Ani, guarda, questi sono piccolini, vieni. Con l'unicorno, bellissimo, con la cerniera, comodo. Va bene?
Va bene. Però vediamo se c'è un'altra. Gli altri sono qua, ma sono tutti uguali, eh. Hanno la cerniera, sono fantastici. Perché sono tutti uguali? Beh, niente. È un grembiule. Questo ha la rosa, Vane. Cosa preferisci? Aspetta. C'è l'unicorno e la farfalla. Ah, ma è una farfalla, Vanessina, bellissimo. Io voglio una farfalla. Ma quelli con la farfalla, Anastasia, hanno i bottoni. Mamma, guarda questo. Non è più comodo con la cerniera? Ancora, no, come quello dell'anno scorso. Sì, il mio sì, era così. È così, era così, quello di Anastasia. Ma non ti piace questo con la farfalla, Vane? È stupendo, con la farfalla tutta colorata. Ok. Va bene? Allora, scegli la tua taglia. Questo è 9 anni, secondo me devi prendere un 10 anni almeno, Vane. Deve essere un po' morbido perché sotto ci devi mettere poi il maglione. Eccolo qua. Ah, no. No, che schifo. Unicorno e cerniera. Però la cerniera è comoda. Ma no, ma non mi piace. E allora vediamo se troviamo la farfalla 10 anni. Questo cos'è? Eccolo qua, trovato. Anch'io. Vuoi provarlo un attimo? Sì. A parte che è bellissimo, però guarda un attimo, fai così, allunga il braccio. Per me è troppo giusto, considera che in inverno ci metti sotto il maglioncino. Proviamo una taglietta in più? Ti va? Tu invece stai facendo una fatica a indossarlo perché ti dà fastidio sulla pelle. Provalo però. Tanto fra pochi giorni. Adesso poi a casa lo laviamo con l'ammorbidente. Dai, Vane. Comunque va bene questo, Vanessa. Credo. Dai, su. Dai, mettilo bene il colletto, hai messo male. Dai, un attimo, su. Va bene? Sì. Va bene questo. Questo è 5 anni, amore. Questo qui era 6, mi sembra. Aspetta, fammi vedere. 60. Ah no, aspetta. Ah, era 5 anni anche questo. Devi prendere 6 anni. Ascoltami, 6 anni c'è solo coi bottoni. Va bene lo stesso? Ok. Però lo provi. Tu hai i bottoni? Hai i bottoni? Sì, dai, uguale. Bello. Però lo provi. Oh, sei diventata un orso. Amore, dai che ho da fare. Vieni a provarlo perché abbiamo un sacco di cose capito, da fare. Ma che bello! Non avevo capito che era così. C'è la mano. Bellissimo. Non mi metti la mano dentro. Ecco, vediamo. Ma è corto anche questo. Giù le braccia un secondo, fai vedere. No, no, questo va bene. Vedi che c'è un po' di vuoto qua. L'altro era troppo perfetto. Va bene, amore? Sì. Ma con i bottoni sei capace ad allacciarlo, vero? Sì. Ok, allora prendiamo questi due, dai, d'accordo? Ok, siamo tornati a casa, finalmente, e adesso facciamo vedere quello che abbiamo acquistato per il nostro inizio dell'anno scolastico. Inizio io. Dai, tira fuori tutto quello che hai preso. Allora, prima una cartelletta. Fammi vedere questa cartelletta che bella che è. Ci sono dentro i fogli bianchi, te li hai messi? Sono o sono nella... No, sì, ci sono. Ci sono, perfetto, falla vedere. Dietro. Anche questa. Bellissima. Qua sono tre girls. Quindi sei tu con due tue amiche. Qua sono piccoline. Invece qua si vedono bene. Più grandi. Sì. Tu quale sei, Ani? Lei. No, lei? È Isabella. Sì. E poi... Io sono Adela. E io sono lei. Va bene. Dai, poi fa cos'altro hai preso? Questa è la... ecco, brava, lascia fuori. No, facciamo prima lei. No, una testa. Poi? Questo. Oh, il vibrettatore. Che anche la pazzina. Bene, meglio se fa lei, così poi ritira, altrimenti poi si fa confusione. Questa penna rossa. Sì. Dopo. La verde? Sì, quest'anno hanno chiesto la penna verde, anche la penna blu. Secondo te le userai? La penna blu forse sì, la nera. Non capisco questa richiesta. La blu sì, ho sbagliato. La nera e la verde, tu non le hai mai usate, sei in quinta. Sì? E perché cosa le ora usi? Ora c'è libro. Per alcune cose? Non so, testi che devo scrivere in quello. Ora c'è. Okay. Qui abbiamo il libro di grammatica, ma lì diamo un'occhiata veloce veloce. Okay. Vediamo, io sono curiosa. Nomi singolari, nomi plurali, nomi maschili, nomi femminili. Va bene, no, non siamo lì a guardare tutto. Lascia fuori, Ani, lascia fuori. Okay. Vai, vai, su, veloce. Questo è uguale a quello.
uguale a quello di prima, ma è di seconda. No, sì, certo. Ed è di storia? No, matematica, scusa. Matematica, cosa c'è di matematica in seconda? I numeri fino a 20. Confrontare e ordinare. Le tabelline, lo sai che iniziamo le tabelline quest'anno? Tua sorella te le spiegherà perfettamente. Andate. Vero, Vale? Andate. Wow, sei contenta? Sei curiosa? Sì. Non rovigliamo i libri subito. Ora aspettiamo la prima settimana dell'inizio scolastico. Questo. Questi sono i quaderni. Ah, il block notes. Block sì. Notes. Sì, a quadretti. Io non gliel'avevo capito. Dai, va bene. Io non ho preso il sì, due ne hai te, uno a quadretti per i calcoli e una righe per le brutte. Poi un quaderno a righe. Sì, a righe. Perfetto. Sì, forse anche più di uno perché io vorrei un po' di scorza. Va bene, rosso. Va bene. Sarà uno di matematica, non lo so. Arrivano. Un altro quadretti. Ecco, vedi che abbiamo i quadretti. Fucsia, va bene. Tanto poi. Senza i margini. Non lo so. No, a quanto pare no. Io ho guardato il foglietto. Poi, un altro quadretto. Sì. Sì. Che devo scrivere il nome. Certo, poi facciamo tutto. Va bene. Sì, dobbiamo anche mettere le copertine. Questo era uguale a quello di. Che bello! Era uguale a. Ma sono tutti uguali, Non cambia niente. Va bene? Poi c'è questo bello. Scusa, c'è la tua mano? Quando tu giochi. Bello, anche questo. Il gamer, che non si vedrà più. Qua c'è scritto wow. Qua c'è scritto wow. Sì. Infatti, wow, che bello. Wow, inizia la scuola. E wow. Scrivo... Vanessa, sei felice? Qua Anastasia, materia, classi. Indirizzo. Sì, certo, il numero di telefono. Sì, sì. Scriviamo tutto. Che bello questo, tutto fosforescente. Cos'è? A quadretti? Anche questo? Sì, perché io ho voluto un po' di scorta, altrimenti guarda, in un attimo si torna a comprarli. Sì, fai un riposino, amore, poi ci vediamo dopo. Aiuto! La risma, evviva! Questa qua te la porto su io il primo giorno. Scriviamo poi sopra Anastasia, così sappiamo che Anastasia la portate. Ecco l'ultimo. Arriverà una comunicazione. Qui abbiamo... Quello là. Di sì, fammi leggere, di... no? Storia, geografia, storia. Scienza e tecnologia. Tutto. Mazza, oh. Un libro per quattro materie. Va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Dai, dai, su, su, su. Poi c'è l'ultimo, no, poi c'è altri due, gli altri due. Questo cos'è, inglese? Stories. Inglese, stories. Amore. È in inglese, vedi che è in inglese? Inglese, stories. Yes, read and write. Wow. Bellissimo. Okay. Notte. Qua. Questo poi... è sempre d'inglese, un esercizio per ripassare, per fare dei ripassi. Bello. Molto. Bello. È un quaderno. Ecco l'ultimo. Oh, che bello. L'ultimo, scherzavo. Poi c'è questo invece è di lettura. Guardate. Ti piace leggere? Guardate. Infatti leggi sempre. A meno di leggere. Va bene, va bene. È l'unico che mi piace un sacco. Ma perfetto. Perché fa bello. Sì, cagnu. Figo, devo leggere. Figo, devo leggere. Amore, hai tanti di quei libri su che se ti piace così tanto leggere potresti trascorrere tutto il pomeriggio a farlo. E finalmente l'ultimo per Anastasia è meraviglia dappertutto, cioè arte, immagine, ah ok. Arte, musica, ok, bellissimo amore, adesso facciamo vedere una cosa molto importante, cioè il tuo zaino nuovo, vai a prenderlo, che hanno già visto. Prendi però. Mia. No, poi lo prendi tu, non te lo prenderà mai. Sei contenta che inizia la scuola? Perché? Hai sonno? Pensa quando andrai a scuola. Stamattina ci siamo svegliate nell'orario in cui ci svegliamo quando andiamo a scuola. Pensa a te. Bravo. L'ha preso? Faccelo vedere, vediamo. Ole, bellissimo. E poi ci metterò la merenda perché ci sta. E, poi, sì. E poi c'è un'altra cosa. Abbiamo già fatto vedere. La merenda, poi cosa metto? La forbice, la merenda, l'acqua. Poi hai lo scompartimento. Poi posso mettere l'acqua. Esatto, bellissimo perché finalmente l'acqua non si rovescerà mai più nello zaino. Dormi la notte o esci e vai a ballare mentre guardate io dormo? Guardate poi.
Bellissimo, te lo puoi allacciare. Sì. Ora un astuccio. Devo mettere i penne, certo. Ecco qua. Questo è quello delle vacanze, amore. È il libro delle vacanze. Che avevamo portato dalla Sardegna e l'avevamo messo là dentro. Perché questo è l'astuccio vecchio, perché questo zaino lo abbiamo preso in vacanza. Io ci metterò. Sì. Non so se te lo ricordi, che l'hai acquistato con i miei soldini di nascosto perché l'avevo preso Vanessa. Va bene, il tuo astuccio è super stupendissimo, anzi brava che lo hai aperto perché avevo letto che ci volevano i pennarelli e i pastelli punta fine. Apri, sono punta fine? Punta fine i pennarelli e i pastelli? Sì, ma anche questi? Sono punta fine? Apri? Sì, perfetto. Qua metto la fuoco, guardate. Vuoi già farlo? Guardate, qua guardiamo, guardiamo, mi raccomando. Poi metterò un'altra gomma, la biscotta. Poi metterò questo, biscotta. Ora metterò tutto quello che c'è dentro, biscotto. Ma no, non metterle, no, te lo puoi scordare, quelle lì rimangono a casa, perché sennò la scorta, sai dove finisce? Persa, rimetti tutto, tranne se vuoi l'evidenziatore, che non ce l'hai, e la penna verde e la penna nera, che hanno richiesto, va bene? La verde e la penna? Nera, quella blu e quella rossa ce l'hai già, giusto? Ce l'hai anche rossa? Solo la blu. Allora metti anche quella rossa se è solo la blu. E questa biscotta? Dai Anastasia, dai che c'è anche Vanessa che deve far vedere, dai su. Bellissimo, adesso ci fai vedere soltanto l'ultima cosa in maniera molto 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 veloce, cioè il grembiule. Fatto il giorno, andiamo a scuola, ciao. Ciao amore, non vedo l'ora. Amore, amore, è lì. Perché non vedi l'ora? Che andate a scuola? No, per per la vostra preparazione intellettuale, mica per altro, Anastasia, cosa stai combinando? Bellissimo il grembiule, fantastico. Ani, grazie, grazie per averci fatto vedere tutto quello che hai comprato. Adesso ritiriamo e passiamo a Vanessina, tra pochi secondi. Tocca a te, buon appetito Anastasia. Allora, cominciamo con i quaderni anche per te, ne abbiamo presi alcuni in più perché voglio avere sempre un po' di scorta, sempre se io abbia fatto la cosa corretta. Ragazzi, ieri sera volevo fare uno scherzo, ma non ci sono riuscita perché era io ho cambiato la camera, era quella della mamma, solo che il mio è più chiaro. Ma dai, veramente, emozionante. Sì. Vai, molto emozionante. Vai amore. Questo quaderno? Sì. Di... Adesso mi spieghi anche il quaderno. Vabbè, fa niente, a righe. Prendi tutti i quaderni così vediamo le copertine, sì. Poi, i colori. Vediamo cosa pesco. Questo. Che bella! Come quella di Ani, però con delle immagini diverse. C'è scritto? No, sono davanti, perché te sono uguale. Anche se la... Vedi, sì. Però la sua è uguale, è bianca. C'è scritto... Onyx. E tu non hai voluto le bustine, ma non c'era scritto, infatti, di metterle. Va bene, vai avanti. No, servono. Servono per mettere dentro i fogli e avere la cartelletta un pochino più ordinata. No, avevo un casino perché non avevo più bustine, ma mi ricordavo sempre di dietro. Oh, tenerissimi. Possiamo vederli questi due bau bau? No, amore. Io... Pippo e Pippa. Va bene, grazie a Pippo e Pippa per la partecipazione. Vai avanti. Presa al volo. Guarda che si rompe, io non te ne compro più. Pippa, prendi quello che è rimasto. Allora, cucciolini, volete essere chiamati Pippini e Pippine? Oh! Ma è dentro una bacinella. E lui è Pappa. Ginger. No, è pappa. E pappa, Pippo, Pippa e pappa. Yeah. Sentite, cosa ne pensate di proporre ai nostri cucciolini di essere chiamati da oggi in poi Pippini e Pippine? No. No, meglio cucciolini e cuccioline? Gattine. Vai avanti. Questo è blu. Nel blu dipinto di blu. Ma tanto ci sono le copertine. Andiamo avanti, grazie. Dai, Vanessina. A Vanessina. Giallo, yellow, come si dice giallo in inglese? Yellow. Yellow. E qui chi c'è? Chi
Se abbiamo? Anastasia e il cavallino Ciccino. Il cavallino Ciccino, va bene. Dai, metti qua. Tipo, questo è il centro di Novara, no? Perché sì, proprio, è proprio Novara. E questo sì. È il cavallo della statua. Esatto, è proprio lei. Brava, vedo che ci sei arrivata. Guardate qua. Allora, questo sì, è il cavallo della statua. Allora, questo è verde. Questo è verde, fantastico. Green screen. Verde lime. Verde lime. Green lime. Ok, amore? Ok. Secondo me questo è... quello arancione. Brava, orange. Invece orange. Verde, come si dice verde in inglese? Green screen. Green e basta. Dai, vai avanti. Bella la mia mano. Ah, questo è bellissimo. Praticamente è un album. Vogliamo aprirlo? A me piace un sacco. Io. No, io. L'altro lo apro io. No, Anastasia. È soddisfacentissimo. Madre. Quante soddisfazioni con questa apertura, vero amore? Altro che bei voti a scuola. Queste sono soddisfazioni. Aprire. Sentite ragazzi. Che meraviglia. Vediamo che cos'è. Come vediamo che cos'è? Non c'è neanche cos'è. Questo è un... si apre? È un block note, sì, con tutti i cartoncini colorati. Ma tu non lo puoi sapere, la maestra l'ha richiesto, è bellissimo, se non ci fai niente me lo dai a me. A me piacciono queste cose. Ah, io guardate, okay. tutti colorati, bellissimo, vai avanti. Ma guardate questo tipo. No, amore, no, è tutto tuo, non si tocca. Questo è quello normalissimo. Lo apro. Ma no, così non si piegano i foglietti. Tanto questo è quello classico, tutto bianco. Di marca indefinita. E i due block notes. Uno a quadretti per i calcoli. E uno a righe per la brutta. Bellissimo, fantastico. Uno a righe per la brutta. Hai finito? No. Ok, vai avanti. Vediamo, guarda che bello. Madre. Vanessa, è un semplicissimo block notes. Sì. Avanti popolo. Un altro, perché io ho fatto scorta, amore. Ma senti, orange. Facciamo una cosa. Se lì dentro ci sono solo quaderni così, senza senso, prendi il sacchetto. Io posso fare lo sacchetto. Wow, azzurro. Anastasia, torna al tuo posto. Vai a prendere lo zaino di Vanessa, amore. Vai, amore, vai. Renditi utile. Red, oh my red. Ok, perfetto. Red. Che colore è? Bello, blu, bellissimo questo colore. Scusa, Vane, volevo controllare una cosa. Ah, vedi che c'è il margine. Eh? Il margine. Eh? Andiamo avanti. Ma che colore è? Questo, pink, fucsia. Io giallo. Va bene. Dai. Cosa c'è? Oddio, arrivano i libri. Get one, five. Vediamo com'è. Wow, c'è lo schifo. Vanessa! È un libro di scuola, è bellissimo. Vai avanti, mettili qua i libri. Sempre inglese. Ma è bellissimo. Un altro di inglese. Sai che voi di inglese avete... No, ma no. Questo è quello. Allora, bambina. Dobbiamo iniziare a fare queste pagine. Mi raccomando, dovresti fare senza sbirciare. Ma dovresti dire tutto questo in inglese, però. E questo poi dovremmo ascoltare. Dillo in inglese. Mi raccomando, senza sbirciare. Ascoltate e poi lo fate. Brava Vanessa, hai un futuro da maestra. Ok, chiudi e andiamo avanti. Bye. Oddio, chi è che parla così nella tua scuola, nella tua classe? Nessuno. No, non è servito così. Allora, bambini, mi raccomando. Era meglio prima. Hai tic. Che cos'è la mia macchina? Vabbè, questo cos'è? Storia, che bella. Allora, finché non arriviamo a geografia è tutto bello. Vai.
chiamata? No, la mia materia non preferita. Mamma mia, geografia, cominciamo. No. Io odio geografia. Allora, la prima, allora, mammina ha già studiato questa. Una comprarla. Allora, mammina, oggi devo studiare questo. 12 pagine. Ok, prima avresti... Non rovinarli. Oh, Vanessa! Cerca di avere un po' di accortezza. Vai avanti. Poi. Scienze? Yes. Ti piace scienze? Brava. Scienze. Allora farai lo scientifico alle superiori. Scherzo. Cos'è? Cos'è? È una cosa che si mangia, amore. È buona? Buonissima. Matematica. Ti piace matematica? Sì, dai. Qual è la tua materia preferita, Vane? Ma cos'è sta roba? Quale? No, ho visto una cosa bruttissima. Hai visto una cosa bruttissima? In colonna di tutto un po'. Ma perché Vane? In colonna di tutto un po'. Ma cos'è? Di tutto un po'. Cos'è? Dai, adesso non ti preoccupare, sei a fine anno scolastico quando la farai. Testini, questo è testi. Questo è testi? Ti piace testi? Testi è bello, dai. Testi, testo. It's so much to me, everybody. Letture, scritture. Questa è lettura. Aspetta, amore mio. Ok, allora. Pensare in mondo differente. In modo. Allora, le storie di civiltà vengono raccontate in successione. Prima gli egiziani, poi basta, grazie. I greci, i romani e così via. Esatto. Chiudi pure. Che tu? Chi è? Sono io? Ma c'è la barba. Posso capire i baffetti, ma la barba. Sì. Va bene, grazie. Via, dai. Cos'è? Ah, grammatica. 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 Però vedo che la prendi in maniera positiva, l'inizio della scuola. Anna, muoviti, aspetta, mi lavo i denti. Brava Anna, brava, voglio anch'io Anna a casa con me, grazie. Vai avanti amore, c'è ancora qualcosa? Finito. Alleluia, scusa ma tu non avevi... Ah, infatti mi sembrava strano. Allora, scontrino. Che poi tu mi rimborserai con i tuoi soldi. Sì. Penne. Quella. Belle, viste. Penna. Tu devi fare gli ASMR. Non è che mi piacciono tanto. Aspetti, va. Muoviti che è tardi. Le ricariche. Va bene, perfetto. Hai finito? No, che Dio mio santo. È l'uniposca, va bene. E hai due tu, vero? Amio, certo. Ok, no. Amio, ascolta, vai a prendere lo zaino. Amio, che poi facciamo vedere lo zaino, il grembiule e chiudiamo quel video che mi sto rompendo. Vado a prendere lo zaino. Tu basta. Segreare. Amore. Sì. Amore mio, sei contenta che inizia la scuola? Sì, dai. Bisogna iniziare, Eh beh, certo. Solo per quello. Il gatto è entrato. Dov'era il gatto? Nello zaino? Io lo voglio fuori. Voglio il gatto fuori. Cos'ha? Dove si è messo? Nel sacchetto. Porta a scuola lui il primo giorno. Etichettato. Magari qualcuno lo prende. Chi vuole Gasper in omaggio? No, non sei convinto Gasper. Apri la porta Gasper, che ha deciso che devi uscire perché... Vai amore. Guarda come si nasconde Gasper. Vai.
Dai, via. Vieni. Corri, corri, Gasper, corri. Chi è Gasper? Oh, grazie Anastasia. Gasper in cucina non lo voglio. Ragazzi, e sapete il perché? Ragazzi, se voi avete un gatto che non volete che entri in cucina come noi, dovete rincorrerlo dietro così lui scappa. Ma tu hai un gatto, io devo scappare. Ok, Vane. Lo zaino. Allora, zainetto ragazzi, Ali. Zainetto della Marica, nuovo anche per te. Grembiulino, amore mio, grembiulino, amore mio, grembiulino. Perché non ti piace? Non ti piace il grembiule nuovo? Lo butto. Tu odi il grembiule in generale. Puzza di cimice! No, è nuovo, lo devo lavare, l'abbiamo appena comprato. Va bene, stesso grembiule anche per Vanessa, come quello di Anastasia, con una farfalla super colorata, ma voi non l'avete vista perché a Vanessa non interessa farla vedere.